eccoci con un nuovo video. Prendere la telecamera in mano, perché è una settimana che non la prendo, è una settimana che non vloggo perché ho dormito un po' sugli allori, si dice così? Allora, l'ultimo video che ho girato con la fotocamera è stato domenica, quando abbiamo messo il piano induzione. Poi da allora non l'ho più presa perché avevo già il video pronto per venerdì, per martedì e per... no, per martedì e per venerdì, per domenica non ce l'ho pronto, sarà questo qua che farò oggi. E quindi, visto che avevo già questi video pronti, mi sono riposata, ho pensato a fare altre cose un pochino più importanti. Allora, è uscito il video la sveglia, non capisco perché mi suona sempre la sveglia. Comunque, stavo dicendo che è uscito ieri, oggi sabato, venerdì sì, è uscito ieri il video del piano a induzione. Allora, ci sono stati pareri positivi, ci sono stati pareri negativi, c'è chi ha detto mi piaceva nero, c'è chi mi ha detto mi piace bianco, io lo prenderei così, io lo prenderei così. Allora, io capisco i punti di vista, io capisco che ci sono persone che la pensano in un modo diverso, perché sennò i negozi venderebbero solo cose identiche, quindi no, se a tutti piacesse il top bianco, nei negozi ci sarebbero solo top bianchi o viceversa. Quindi meno male che si hanno gusti diversi, ok la critica, ok il proprio giudizio, ma ragazzi, ma veramente io ho letto delle cose che sono rimasta allibita, non perché mi abbiano dato fastidio, perché sinceramente ormai dopo un po' di anni non mi interessano più, ma soprattutto su un magari tot di messaggi che ci siano, magari quei 10, 20 messaggi di questo genere qua, sinceramente non mi interessano più, non li leggo, li rispetto, ma quando poi c'è la maleducazione sinceramente passo oltre e rispondo anche con un po' di ironia. E allora, il top bianco, cioè il piano induzione bianco, io ho scelto il piano induzione bianco, ho detto infine, perché ho una cucina comunque bianca con un top con questa tonalità molto calda, ho le piastrelle bianche, ho dettagli in cucina praticamente tutto bianco e legno, di nero non ho niente se non questo pezzettino qui del bimbi e un pezzettino del forno, quindi secondo me il nero a mio parere sarebbe stato malissimo. Poi sinceramente non amo il nero, se non... allora, avessi avuto il top bianco come Alessandra, mia sorella, che vedete magari nei suoi video, magari avrei potuto prenderlo nero, sicuramente. Ma nella cucina che ho io, per il mio stile, per il mio genere, la devo vivere io la casa, la dobbiamo vivere noi la casa, se io, perché avrei dovuto mettere un piano nero se a me il nero non piace? Cioè, ok dire io l'avrei preferito nero, secondo me sarebbe stato nero, ma addirittura dire sembra una botola, non vado oltre, e che brutto, cioè... che pesantezza, ma che pesantezza, mamma mia, ma io, boh, se a me non piace un video io vado oltre, sinceramente, quindi, vabbè, comunque non voglio commentare. Poi, e questo bianco rende la casa fredda, rende la casa settica, e leggo sempre commenti, case non vissute. Allora, chi stabilisce che una casa sia vissuta o non vissuta? Io voglio dire questa cosa, chi è che stabilisce se una casa è vissuta o non è vissuta? Allora, casa nostra è assolutamente vissuta, noi siamo due persone, abbiamo la casa aperta sempre a chiunque, quindi non siamo neanche maniaci. Casa nostra è casa molto semplice, arredata in maniera davvero molto semplice, quindi non con troppe cose in giro. È facilissimo mantenere una casa in ordine, non è che ci vuole chissà che cosa. Se si hanno case come le nostre, quindi si hanno case molto basiche, si fa presto a mantenere una casa in ordine. Non per questo, perché una casa è in ordine, è asettica o non vissuta, cioè chi stabilisce se una casa è vissuta o non è vissuta? È questo che dico io.
cioè la casa nostra è assolutamente vissuta, ma assolutamente vissuta. Poi il fatto che uno magari cambi il colore alle pareti, allora voi mi conoscete da quando io faccio video su YouTube, voi non potete sapere se io prima ero così, peggio o meglio. Questo vale un po' in generale, cioè voi vedete quello che noi vogliamo farvi vedere e quello che noi ci interessa farvi vedere. Quindi certi commenti a me fanno veramente venire la pelle d'oca. Allora, prendo tutto quello che mi serve. Allora, voi vedete, come dicevo, quello che noi vi vogliamo far vedere. Cioè, casa mia, vabbè, è sempre così, perché comunque noi lavoriamo, abbiamo la fortuna comunque di lavorare in tutte e due, abbiamo un lavoro che amiamo, che adoriamo, siamo casa mia tutto il giorno, quindi la casa non può essere in ordine, non può essere che in ordine. Anche se avessimo dei figli, la cosa sarebbe lo stesso, perché andando a lavorare, quando i bambini vanno all'asilo, comunque la casa rimane in ordine. E poi la casa basta metterla a posto, cioè io non riesco a capire questo concetto di vissuto e questo concetto di non vissuto. Su che basi una casa è vissuta e su che basi la casa non è vissuta? Cioè, se io avessi un arredamento tutto rosso, tutto verde, tutto giallo, sarebbe una casa vissuta? Perché è questo il concetto che secondo me è venuto fuori, viene fuori spesso e un po' ovunque. Se la casa è tutta rossa, la casa è vissuta. Se la casa è tutta bianca, la casa non è vissuta. Cioè, di che cosa parliamo? Cioè, sono quelle cose che a me fanno veramente ridere. A noi casa nostra piace, la rifaremmo così altre 100 volte. Abbiamo fatto la casa che eravamo molto giovani, molto, eravamo comunque giovani, l'abbiamo fatta 10 anni fa, c'erano altri gusti, io avevo altre, non avevo una passione così per l'arredamento, cioè io sono sempre stata una molto che mi piacevano le cose comunque in un certo modo, ma la casa in sé sì, mi piaceva, ma non avevo ancora un mio gusto definito, ero giovane e quindi l'ho fatto un po' così. Crescendo negli anni ovviamente i gusti sono cambiati, io sono cresciuta, sono cambiata e quindi la casa me la sono fatta come se l'avessi dovuta fare ora, quindi ho cambiato quelle piccole cose che non erano dettate dal mio gusto reale. Poi cose che comunque, ragazzi, parliamoci chiaro, come ho detto anche su Instagram, io non è che avevo chissà quali mobili, tipo la cucina, non sono andata a cambiare la cucina, cioè sono andata a cambiare quelle piccole cose anche di poco valore che sinceramente non facevano parte più di me. Cioè io sono più un, adesso c'è una luce pessima, vi metto qui perché almeno c'è la luce della cucina, ok? Io sono una persona un pochino più, cioè ho voluto un po' prendere il mio stile ed è questo, cioè basta. Ma poi voglio dire, se io cambio una parete e ve la faccio vedere, voglio farvela vedere col gusto di farvela vedere, ma non tutte le volte delle, non tutte, vabbè. Però questo piano cottura e si rompe quel, ma chi se ne frega? Cioè, se si rompe, valuteremo noi questa cosa. Ma dover dire sì, tanto si romperà, cioè, veramente non lo so. Boh, sarà che io la vedo veramente in maniera molto diversa. Poi sempre paragoni su paragoni. Allora, i paragoni sul mio canale non ci devono essere. Quindi, come faccio già da tempo, quando leggo casa di qui, casa di là, non come quelle case, no, cancellerò, perché sinceramente io sul mio canale i paragoni non li voglio, ma con nessuno, ma neanche con la Ferragni. Cioè, sul mio canale i paragoni non ci devono essere, perché trovo che il paragone sporchi il canale. Quindi casa mia è così, a me piace così, io la terrò così, non mi interessa. Comunque adesso vado al lavoro, questo argomento mi irrita perché veramente non se ne può più di leggere certe cose, veramente non se ne può più. E ci saranno altri cambiamenti, ho deciso di colorare due pareti della casa. Nel frattempo abbiamo fatto un cambiamento molto grande, perché a me piacciono i cambiamenti, quindi se vi piace il mio canale vedrete spesso cambiamenti, perché
A me piace colorare, a me piace dipingere, a me piace rinnovare, a me piace fare, non sono una che sta ferma, cioè io sono una che esce al mattino e rientra la sera perché sono una persona molto dinamica che non riesce a stare ferma, questo è vero, mi piace, mi piacciono le cose belle, mi piace rinnovare, quindi lo farò sempre. E ho pensato di colorare due parti della casa, vi ho fatto vedere anche su Instagram ieri il colore, e tanto le pareti oggi si fanno, domani si possono togliere, quindi non è una soluzione che deve rimanere definitiva. Invece una cosa che ho fatto sì sarà definitiva perché non si può più tornare indietro, ma siamo contentissimi. E basta, adesso io vado, che vado al lavoro, vado prima a fare la commissione perché devo andare a comprare il bianco e poi niente, ci vediamo dopo, ciao. Ho attaccato anche il robottino, ho tirato su per forza i tappeti e così almeno lui inizia a lavorare, poi quando arrivo a casa io do solo una sistemata veloce. Siamo a casa, qui c'è Mauro e niente. E allora ho pensato di iniziare a colorare la sala. Adesso togliamo tutto, togliamo il Kallak, togliamo le mensole e la scrivania, poi inizierò a mettere lo scotch, a mettere tutto e iniziamo a colorarla. Prima di andarmi a cambiare per iniziare a dare il colore, volevo farvi vedere un po' il colore che abbiamo scelto. Allora, questo colore qua io me ne sono innamorata quando l'ho visto a casa di mia mamma. Non so se vi ricordate quando vi ho fatto il tour della cucina, mi sono innamorata del colore che ha dato lei subito dal primo momento. Infatti dal momento che ho visto a lei questo colore qui ho iniziato a fare qualche piccolo accenno qui in casa, come ad esempio qui in cucina abbiamo messo un po' di cosine di questo carta da zucchero, di questo azzurro qui un po' particolare, che tra l'altro è il boom di quest'anno, e perché me ne ero proprio innamorata vedendolo da lei. E il colore in definitiva è questo qua, si chiama Mild Indigo, non so se si pronuncia così. Allora, mi sono fatta dare prima il provino, che praticamente è questo cartoncino qui, e sono andata a metterlo vicino alle pareti per vedere un po' come potesse stare. Dal momento che ho visto che era quello per me ideale, me lo sono fatto fare. Subito quando ho preso la latta sono rimasta un po' delusa perché mi sembrava molto molto chiaro, poi sono andata a mescolarlo e in realtà è proprio quello che volevo. Infatti ieri ho provato a dare una pennellata anche qua dietro e mi sono resa conto che è proprio quello che volevo fare io, che praticamente, come vedete, è questo carta da zucchero, questo azzurro, ma con anche una punta di grigio, cioè è molto molto bello. Poi questo colore comunque, come tutti i colori, variano un po' anche in base alla luce. Ad esempio ieri pomeriggio mi sembrava molto più chiaro, poi in realtà stamattina quando c'era praticamente una luce diversa cambiava già tonalità. Però vado sul sicuro proprio perché l'avevo già visto a casa di mia mamma, quindi proprio sono andata sul sicuro. Allora, mi hanno fatto la latta, ho preso, cioè mi hanno fatto 2,5 litri, perché dovendolo fare sia in salotto che in camera da letto mi hanno già dato colore abbastanza. Devo aggiungerci dell'acqua, mi ha detto che questa è una, praticamente sono 2,5 litri e devo aggiungere 0,5 litro d'acqua per renderlo un pochino più. Vabbè, devo comunque aggiungere l'acqua. Adesso cerco di non spendere troppe parole, mi vado a cambiare così poi iniziamo. Abbiamo tolto tutto, abbiamo già preparato la latta, inizieremo da questa parte qua. Come vedete ho tolto anche questi qua che erano qua sopra e c'era anche il welcome qua, adesso non metto
tagliatafuoco perché c'è molta luce. Comunque il welcome che c'era qui l'ho tolto perché era un azzurro molto molto chiaro e secondo me non stava bene. Adesso Mauro sta aggiungendo l'acqua. Praticamente noi abbiamo una latta da 2 litri o 2 litri e mezzo. Non mi ricordo se è 2 litri o 2 litri e mezzo. Mi sembra 2 litri e mezzo. E abbiamo aggiunto un litro d'acqua, mezzo litro d'acqua. Non lo trovi? Quindi su 2 litri e mezzo di colore aggiungiamo mezzo litro d'acqua, così. Thank you.
ho finito di colorare il salotto, è un po' di impatto perché è un colore molto forte. Adesso vabbè, deve asciugare, quindi adesso è un pochino più scuro della, di quello che dovrebbe essere, e poi comunque io in sala ho una luce abbastanza cupa, quindi sembra tutto più scuro quell'angolino lì. Devo farci l'occhio, vi devo dire la verità. Quando ho finito, che ho guardato tutto, sono rimasta un po' così, però ho mandato un po' di foto alle mie amiche, alla Sere, alla Filo, a Eli, ad Ale, e a tutte è piaciuto molto. Dicono che ha molto carattere e sta proprio bene. Io devo farci l'occhio, quindi sono ancora un po' così. C'è stato un attimo che ho pensato, no, cosa sono andata a fare? Cioè veramente, perché sapete che io amo il bianco, amo i colori naturali, i colori chiari, e questo è molto molto d'impatto. Però è anche vero che ho comunque il resto del salotto tutto bianco, il corridoio tutto bianco, il bagno tutto bianco, la cucina tutto bianca, quindi magari quella zona lì della scrivania va a risaltare un pochino, va a dare un pochino più importanza ad una zona che in effetti ha bisogno di essere valorizzata, perché è uno studio, un angolo scrivania. Comunque vabbè, è un colore, quindi dal momento che mi rendo conto che al massimo non ho fatto una cavolata, vado a, al massimo a toglierlo, non so, adesso vediamo. Mi piace, non vi dico la verità, mi piace, però voglio un attimo farci l'occhio. Adesso mi sono vestita alla velocità della luce perché stasera andremo a mangiare da mia suocera, tra l'altro dobbiamo anche andare perché è tardi, e andiamo lì, ci sono anche i miei cognati, anche perché stasera non c'era praticamente nessuno. Ale doveva andare via, in realtà poi hanno cambiato programma, non sono partiti, dovevano andare 2 giorni a Verona, in realtà poi non sono andati, e quindi noi ci siamo organizzati così, niente, un sabato in famiglia. Adesso io vado, vedo se riesco a fare un riassunto, poi stasera vi faccio un saluto stasera, anche perché questo vlog non so alla fine cosa ci sarà, perché ho vloggato veramente poco in tutta la giornata, ma voglio ancora mettere a posto qualche dettaglio prima di farvi vedere il risultato finale, e basta. Adesso vi mando un bacione e ci vediamo al massimo dopo, ciao!